Positivo incontro oggi alla sede dell'INAIL di Napoli con la dottoressa Adele Pomponio, direttore reggente del settore navigazione di Napoli e il referente nazionale dell'USB per i marittimi Ignazio De Rosa, sulle problematiche connesse alle domande inviate dai marittimi per ottenere i benefici pensionistici esposizioni amianto. L'incontro è servito per analizzare in modo completo le domande in giacenza presso il settore navigazione. Nelle varie fasi di discussione, la dottoressa Pomponio ha dichiarato che alcune pratiche risultano ancora bloccate in quanto dai vari curriculum redatti dagli ispettori del lavoro risultano società non fallite e quindi non validi per la certificazione esposizione amianto, in quanto in questi casi ci vuole la dichiarazione dell'armatore. Sembra invece superata il blocco di pratiche sulle varie differenziazioni di categorie dei marittimi e quindi questo comporterà un disbrigo più veloce delle stesse. La dottoressa Pomponio si è impegnata inoltre ad avviare in tempi brevi la massima valutazione di tutte le domande, in modo da spedire ad ogni marittimo la risposta dell'ente sia in positivo o in negativo. La stessa si è dichiarata disponibile per chi riceverà risposta negativa, a rivalutare insieme al marittimo la propria pratica per un eventuale ricorso della stessa. È previsto entro la metà di settembre un ulteriore incontro tra le parti per eventuali confronti. Se corrispondono a quello che è la legge, la mattina, che cos'è la legge, le dinamiche che sono in tutta Italia, ok, se ci sono delle difformità faremo in modo tale da poter sollevare questi ostacoli che ci sono solo come INAIL di Napoli, ok?